Monastero di Bose, 22° Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa, Beati i Pacifici, interviste di Sergio Valzania. Sono con Lisa Cremaschi, che è una monaca del monastero di Bose, ma che è anche una componente del comitato scientifico che ha organizzato il 22° Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa intitolato Beati i Pacifici. Volevamo un po' sapere come siete arrivati a decidere che quest'anno toccava a questo versetto di Matteo. Ma in genere il comitato scientifico si ritrova nel mese di novembre per una valutazione del convegno passato, quello avvenuto a settembre, e per la preparazione del convegno dell'anno successivo. Di solito già durante il convegno si cercano di raccogliere suggerimenti, desideri, proposte che vengono poi vagliate e ripensate, in modo di arrivare alla definizione di un tema. Quest'anno, dopo i temi affrontati negli anni passati, negli ultimi 2 anni, l'uomo custode del creato, l'età della vita spirituale, su proposta di alcuni si è arrivati a proporre il tema della pace. Il tema della pace, affrontandolo come sempre cerchiamo di fare, innanzitutto da un punto di vista biblico, poi liturgico, patristico, monastico, e infine cercare dei testimoni di pace e nell'ultimo giorno dare degli spunti, direi, di attualizzazione, di porre delle domande su come si può vivere la pace oggi, nel mondo di oggi. In questo comitato c'è in particolare padre Michel Fanparis che ci aiuta moltissimo nel trovare e nel suggerire le persone del mondo sia orientale, ortodosso che occidentale che potrebbero svolgere le diverse relazioni e che in genere stende una pagina che viene inviata ai relatori affinché possano entrare un pochino nella logica del convegno e comprendere quelli che sono gli intenti della nostra comunità, del nostro convegno. Il convegno però è appunto legato alla spiritualità ortodossa, quindi i relatori sostanzialmente sono quasi tutti ortodossi, o c'è una partecipazione anche di cattolici attenti? Ma quello che cerchiamo di fare è distribuire, diciamo equamente, le relazioni in modo che siano coinvolte le diverse chiese ortodosse e che ci sia comunque anche qualche occidentale, qualche latino. So, quest'anno forse i latini sono un po' meno, comunque alla fine ci sarà Michel Fanparis che trae le conclusioni del convegno. Di solito c'è sempre, di solito gli era affidata una relazione, ma sono esponenti di diverse chiese, dalla chiesa serba, dalla chiesa russa, dalla chiesa greca. Quest'anno c'è anche un esponente della chiesa armena che parlerà di San Nerses di Lambron, una figura spirituale del XII secolo che a quell'epoca invitava le chiese all'unità e alla comunione, quindi era altamente profetico. Sì, forse si è notato in questo convegno, almeno per quello che ho potuto seguire io, che c'è una enorme attenzione alla pace fra le chiese. Quindi sembra quasi un discorso legato a una pace particolare, alla pace dei credenti al loro interno, il discorso paolino, non siete di Apollo, di Paolo. Invece la pace proprio come pace fra gli uomini in guerra, soprattutto in questi momenti particolari, sembra che dipenda dalla pace fra le chiese, cioè che la pace religiosa, la conquista di un'unità religiosa sia la premessa per una possibile pace fra gli uomini. Forse più che una premessa,
ci si è interrogati su questo e non si è voluti entrare, direi, in un terreno più politico, ecco, a grandi linee. Non si è voluti entrare in tematiche in cui potevano essere coinvolti diversi popoli per non creare ulteriori attriti. Ci si è semplicemente chiesti, all'interno di questo mondo, dove ci sono conflitti, situazioni di violenza a livello personale, nelle famiglie, nella società, tra i popoli, come può un cristiano essere strumento di pace e favorire la pace? E allora si è meditato su questo compito dei cristiani a partire dalla Chiesa antica, su quello che i cristiani hanno cercato di vivere, anzitutto di vivere al loro interno e di testimoniare, non so, come fa San Francesco di Assisi o altri autori più vicini a noi nel tempo, il patriarca Atenagoras, quello che riesce a dire sulla testimonianza di pace che può portare un cristiano nel mondo. Giusto, a San Francesco mi pare una cosa molto interessante per essere in un convegno ortodosso, perché San Francesco non è un santo per gli ortodossi, ma è un santo che è amato e rispettato dalla Chiesa ortodossa, che è un santo che loro apprezzano e che riescono a stimare e a comprendere e che spesso conoscono. E ad ogni modo, allora qui mi aggancio a questo tema, accanto a questo convegno io avevo già cominciato a lavorare su questo tema della pace, inizialmente sul tema della pace e del perdono nell'età patristica, quindi a partire dalle origini fino al Medioevo, e poi si è pensato di continuare fino al giorno d'oggi, portando la testimonianza di autori moderni, contemporanei, cioè salendo nel corso del tempo, non so, riportando le parole di Caterina da Siena, gli inviti che fa al Papa, le lettere che scrive al Papa, il Cardinal Recaro, l'appello di Oscar Romero, di un Roger Schutz, i testi bellissimi di Papa Giovanni Paolo II sul perdono, ha dei testi veramente eccezionali e profondi che neanche io conoscevo, cercando questo tema e constatando, tra l'altro, e mi sento di dirlo, che ci sono epoche in cui i cristiani non hanno saputo dire una parola sulla pace e sul perdono. In tutta l'epoca della Riforma sono stati soltanto gli anabattisti, i quaccheri, che sono riusciti a dare una testimonianza di pace. Ma né i cattolici, né i riformati, né le diverse chiese della Riforma hanno saputo dire una parola sulla pace contro la guerra. Cioè, vabbè, c'è Erasmo, cioè, ci sono queste... Sì, a parte la figura di Erasmo, ma la chiesa luterana, le chiese calviniste, chiese diverse, non hanno saputo dire una parola di pace, anzi sostenevano la guerra, purtroppo. Che è un problema che è stato posto però nel corso del convegno. Se si possono benedire i cannoni. E purtroppo tante volte nel corso della storia è stato fatto e c'è da chiederci se oggi ancora continuiamo a farlo, magari per altre vie, in altri modi, anche solo con il nostro silenzio. Comunque, tornando a un discorso più tecnico, io ho capito, mi è parso di capire meglio, che nel corso di questi convegni la grande attenzione è sulla patristica, e questo dipende da una scelta, dal fatto che la patristica è un patrimonio comune, da un progetto? Questo dipende dal fatto che, forse un po' come diceva Papa Giovanni, cerchiamo quello che ci unisce, lavoriamo su quello per poi continuare un cammino di unità.
Allora, con le chiese ortodosse abbiamo circa 10 secoli in comune. Attingere a questi 10 secoli, al patrimonio di questi primi 10 secoli, a quello che dicevano i padri, che ci sono comuni, che sono conosciuti da noi e da loro, può aiutare un cammino di comunione, di unità e di confronto per poi proseguire e cercare, ci sono diversi testimoni, appunto Francesco per i cattolici, ci sarà Silvano dell'Atos per gli ortodossi, Nerses di Lambron per gli armeni, però ecco, i fondamenti sono un po' dati dalla tradizione della Bibbia e la tradizione patristica comune. Ecco, questo tipo di attenzione è sembra almeno, appare come fortemente critico nei confronti della scolastica e di una scelta che è stata fatta dal cattolicesimo e che per alcuni anni è stata dominante, il tomismo, la scolastica, Aristotele. Beh, in un certo senso sì, cioè credo che, non so, vorrei fare un piccolo esempio, no? È come se in una famiglia tre fratelli si fossero separati e fossero andati ciascuno per la propria strada. Ciascuno per la propria strada e hanno perso qualcosa della comunione che vi era tra l'uno e l'altro. Ognuno ha insistito, magari ha cercato e ha trovato qualcosa di suo specifico e poi si ritrovano a un certo punto della storia e hanno fatto un cammino diverso e devono rimettersi insieme, cercano di rimettersi insieme. È chiaro che essendo passato tanto tempo, questo è difficile perché ci sono delle abitudini acquisite, perché ciascuno ha voluto affermare la propria identità spesso contro l'altro. Allora, dico dei luoghi comuni, i riformati hanno la Bibbia, noi abbiamo i cattolici hanno l'Eucaristia, gli ortodossi hanno i padri, noi abbiamo la scolastica e il tomismo. Ecco, tante volte questi accenti sono stati posti in contrapposizione, sono stati identitari per difendere la propria identità contro l'altro. Invece di attingere alle fonti, cioè alla parola di Dio, commentata dalla grande tradizione della Chiesa, che certamente non è qualcosa di fisso e di rigido, ma che deve continuare nel corso della storia e spingerci ad apportare ciascuna il proprio contributo a livello spirituale senza chiudersi a livello dogmatico, teologico, in affermazioni che escludano l'altro, che condannino l'altro. Io credo tutti gli sforzi della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II sono stati fatti per togliersi le reciproche scomuniche, pensate agli incontri tra Paolo VI e Atenagoras. Però, ecco, siamo realisti, a volte ai vertici avvengono questi gesti grandi di comunione, prima che questo messaggio passi nella gente comune. Nei monaci che vivono in Grecia e i monaci e le monache che vivono in Europa e in Italia. Ci vuole tempo, perché manca la conoscenza, perché sono due mondi paralleli che non si conoscono per difficoltà molto normali, concrete, pratiche, di lingua, non ci sono state visite reciproche, era difficile. Io ho vissuto più di 9 mesi in monasteri ortodossi negli anni 77-78. Era difficilissimo essere accolti come cattolici, far credere che ero una monaca, che cercavo le stesse cose. Avevo 25 anni, ero giovanissima e una volta ho incontrato un prete ortodosso, un monaco ortodosso, con cui ho parlato a lungo e lui era molto colpito dalla mia conoscenza della Bibbia, dei padri, e si è messo a piangere a un certo momento dicendo: ma tu per una sola cosa ti perdi, andrai all'inferno perché non diventi ortodossa, pregherò ogni giorno per te. Ma era un uomo santo e buono. E io gli dicevo: ma in fin dei conti cerchiamo le stesse cose, io la ringrazio di pregare per me perché ho bisogno della mia conversione, so che prega ogni giorno per me, sono certa. Ecco, c'è bisogno di un cammino
di conoscenza, di comunione, accettando che è difficile ritrovarsi dopo tanti anni. Allora, a Bosi quello che cerchiamo di fare è di essere un luogo di incontro, qui al di là delle relazioni, del lavoro che si fa, tutto, il tradurre le lingue, le cose, il prepararle, preparare i convegni, predisporre, però di lasciare spazio agli incontri a tavola, agli incontri nelle pause, dove i greci e i russi si incontrano tra di loro. Già nell'ortodossia ci sono difficoltà a incontrarsi tra la chiesa russa e la chiesa greca, dove ci si può conoscere, dove si può poco per volta creare un'amicizia. Ci sono persone che vengono fin dall'inizio, quindi cos'è il 22esimo convegno? È la 22esima volta che vengono, che ormai conoscono l'anglicano, il riformato, e questi, certo, molto nel piccolo, perché noi siamo una realtà molto piccola, però poco per volta si crea una rete, si creano dei legami, si tesse una comunione. Che poi una parte della teoria della comunicazione dice che la parte prevalente non è cosa si dice, ma il fatto che si parli, che ci si scambi, che ci sia la disponibilità a parlarsi, ad ascoltarsi. Sì. Ecco, l'importante, credo, il clima che si crea, cioè un clima di accoglienza, un clima in cui ciascuno si sente accolto ed è invitato ad accogliere l'altro nel rispetto reciproco, così, una ricerca di comunione sull'essenziale. Le cose essenziali sono poche nella vita, sono poche per i cristiani, sono poche, e tutto il resto è secondario. Ecco, queste cose essenziali sono poche, ma questo... come si fanno a circoscrivere queste cose essenziali? Sono poche, sono le stesse per tutti, oppure ci si accorge che questo essenziale è diverso da una tradizione all'altra? Perché poi la tradizione religiosa o teologica si mescola con una tradizione culturale, non è solo una differenza del credere, una differenza del pensare. Certamente, e in questo, ad esempio, nei confronti delle chiese ortodosse, diciamo che io conosco un po' direttamente per esperienza, occorre avere un grande rispetto. Nel senso che io ho avuto la fortuna, dico per la mia vita e per la mia storia, di conoscere un pochino la Chiesa prima del Concilio. Quando sono stata in Grecia, tante cose al primo momento mi scandalizzavano, la mia reazione era dire: ma questi si sono fermati a secoli fa, com'è possibile? Io poi venivo dagli anni della contestazione, dagli anni del 68, poco dopo, da quegli anni lì, quindi la secolarizzazione, tutto il rinnovamento che c'era nella Chiesa, era un po' questo il mio vissuto. E mi ritrovavo di fronte a queste monache rigide, ferme, che ripetevano le preghiere uguali da secoli in un greco che la gente non capiva. Cioè, mi è capitato in monasteri di dover tradurre io dal greco antico al greco moderno a delle monache. Mi hanno chiesto: per piacere, non capisco, me lo spieghi? E io traducevo in greco moderno perché capissero. Però dobbiamo tener conto che la Grecia fino al 74 era sotto i colonnelli, che per secoli e secoli è stata sotto il giogo turco. E quindi c'erano i martiri cristiani e le scuole, il criptascolia, le scuole nascoste, no? I monasteri. Ma non è stato un po' enfatizzato questo? Certamente, certamente. Ma come in Russia e nei paesi slavi, erano tutti paesi sotto un regime comunista. Non è stato possibile, era preventivato, avevano già deciso un concilio. Non è stato possibile radunare un concilio di riforma dell'ortodossia e di incontro tra le chiese ortodosse, perché c'è stata la rivoluzione russa, perché c'è stato, per eventi storici precisi. Il vivere la propria fede significava rimanere attaccati alla tradizione.
Adesso che la situazione cambia e sta cambiando, in qualche modo in maniera esplosiva, si trovano a dover fare i conti con secoli di storie in cui non hanno potuto, ci sono ora i primi tentativi di celebrare le liturgie in russo moderno, ci sono ora i primi tentativi di celebrare, non so, cercare di tradurre la liturgia in neo-greco da parte di qualcuno. Cioè, stanno facendo un cammino che per ragioni storiche e culturali noi abbiamo avuto la fortuna di fare anni prima. Allora, io credo che ci voglia un grande rispetto e un saper aspettare il fratello che è un passo un po' indietro. E in questo possiamo essere di aiuto, non catapultando le Madonne di Lourdes in Russia o facendo cose del genere, ma possiamo essere di aiuto mostrando che anche in un mondo secolarizzato, come sta diventando la Grecia e tanti paesi dell'Est, si può vivere la fede e l'Evangelo, forse in altro modo. Non è Papa Giovanni, scusate perché sono di Bergamo, Papa Giovanni diceva non è il Vangelo che è cambiato, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio. In questo però noi siamo dentro a un discorso di dono praticamente e noi possiamo donare un'esperienza di una visione, di avere vissuto un pezzo del futuro che si prepara anche per loro. Però la chiave del dono è sempre lo scambio. Il dono diretto è una forma di violenza. Certo. Per cui occorre scambiare. Che cosa supplichiamo di ricevere da loro? Che cosa ci devono insegnare loro perché noi possiamo insegnare qualche cosa a loro? Ma anche qui io posso rifarmi alla mia esperienza. Io prima di andare in Grecia ho cercato di conoscere i padri nelle diverse università cattoliche, diciamo. Trovavo degli strumenti, trovavo degli strumenti scientifici che peraltro ero in grado di procurarmi da sola, avendo già fatto degli studi universitari. Trovavo degli insegnamenti cattedratici. Non ho mai trovato e ho faticato a trovare una lettura spirituale, un insegnamento spirituale, un arricchimento spirituale. Cioè io credo che tante pagine dei padri della tradizione sono sorpassate, perché ormai noi viviamo in un altro tempo e dobbiamo vivere il Vangelo nel giorno d'oggi. Non ci sarà chiesto se abbiamo vissuto il Vangelo conformemente alla teologia del IV secolo, ci sarà chiesto conto se abbiamo vissuto il Vangelo nel giorno di oggi, con gli uomini di oggi, testimoniando la speranza nel Signore nel giorno di oggi. Quello che ho trovato in Grecia è un'altra maniera di vivere, un'altra maniera di concepire la preghiera, la liturgia, un senso forte della comunione dei santi del cielo e della terra. Ecco, sono tutti aspetti che forse noi, per un eccesso di razionalizzazione occidentale, abbiamo un po' perduto. Se volete, questo è il fascino, l'attrattiva che esercita l'ortodossia su tanti occidentali. Ne ho conosciuti tanti, francesi e americani, che vanno in Grecia e perdono un po' la testa. Al Monte Athos ci sono parecchi, sì, australiani, sì. Ci sono. Io ne ho conosciute tante anche nei monasteri femminili, io non ho potuto visitare il Monte Athos ovviamente, ma ne ho conosciute tante. Ecco. Allora è chiaro che bisogna saper cogliere, discernere, non perdere la testa, no, avviene anche il contrario. Ma magari c'hanno, però, nella loro vita quello era il passaggio migliore. Può darsi, sì, pieno rispetto per la carità, pieno rispetto per la storia di ciascuno. Però ecco, io credo che hanno molto da insegnarci se siamo disposti ad accogliere e a comprendere, cioè a mettersi
in una disposizione di ascolto e di accoglienza dell'altro, senza un giudizio previo dettato dalle nostre categorie mentali o da un eccesso di, noi viviamo il Vangelo nel mondo di oggi, c'è il rischio però di lasciarsi assorbire dalla mondanità, vorrei distinguere tra i due termini, mondanità in senso negativo, ci mettete il consumismo, tutto quello che volete, che non è secondo la logica del Vangelo. Allora, tra gli uomini di oggi, ma con uno spirito critico che sappia denunciare gli atteggiamenti che non sono conformi all'Evangelo, anche riguardo alla guerra, alle situazioni politiche. Ecco, siamo tornati agli argomenti e ovviamente il comitato scientifico. Che cosa pensate di fare l'anno prossimo, visto che lei ci ha detto che le sollecitazioni già provengono già dal convegno precedente? Senza dirci con sicurezza faremo questo, ma più o meno che stimoli sono provenuti? Ad essere sincera, io non ho ancora sentito voci o suggerimenti, perché ho lavorato più nelle linee, nelle retrovie. Nelle retrovie a tradurre, a preparare, so che a volte si era pensato, ad esempio, le diverse forme di vita cristiana, dai folli in Cristo a esempi di vita di coppia matrimoniale alla vita monastica, cioè dare un così. Passare attraverso queste forme di vita, vedendo come è stato vissuto l'Evangelo in queste forme di vita, appunto fino a quella estrema del folle in Cristo, che è una figura particolare sia nel mondo greco che soprattutto nel mondo slavo. Credo che pian pianino ci penserete e lo farete di sicuro. E ci arriveremo che nella riunione di novembre... Sì. Perché poi si giungerà a definire un tema. È stato fatto un percorso attraverso questi 22 convegni che sono partiti con un certo input, poi hanno cominciato a allontanarsi da quello che era lo specifico del monaco per affrontare più il mondo. Ma e poi la cosa molto bella, a mio avviso, è che all'inizio, nel corso di una stessa settimana, avevamo due convegni separati, uno per i russi e uno per i greci, perché era molto difficile farli incontrare. Poco per volta, poiché qualche russo si fermava anche al convegno greco o viceversa, hanno cominciato un pochino a conoscersi e su nostra proposta abbiamo unificato il convegno cercando di favorire un luogo di incontro, dei giorni di incontro. Quindi adesso è un convegno unico per tutte le chiese dell'ortodossia, e cerchiamo anche sempre che siano presenti, e lo sono, dei monaci e delle monache latine o degli studiosi interessati, dei laici, dei cristiani latini. Ecco, forse i primi convegni erano più legati a dei temi monastici, penso il deserto di Gaza, Atanasio e il monachesimo del Monte Athos, oppure Giovanni Damascino, il sorgere dell'Islam. E poi negli ultimi anni abbiamo piuttosto scelto dei temi di vita spirituale che potessero essere letti da prospettive diverse, affrontati da prospettive diverse. Lotta spirituale, comunione e solitudine, la parola di Dio nella vita spirituale. E poi gli ultimi due citavo, il rapporto con la creazione e i passaggi e quindi della vita. Non possiamo sapere cosa succederà l'anno prossimo verremo qui e lo vedremo e io sarà una sorpresa e io quindi ringrazio Lisa Cremaschi, monaca di Bose, che ci ha spiegato un po' come funziona questa grande macchina dei convegni ecumenici di spiritualità ortodossa. Grazie. Grazie a voi e arrivederci all'anno prossimo. Sicuramente.